1975, allora l'anno che vi raccontiamo quest'oggi, spunta una pistola, capiamo che era una trappola e scoppiamo a piangere. Questo è un passaggio della notizia che sto per raccontarvi. E poi, come sempre, un film, anzi un bel sorriso che ci porta un film di quell'anno nelle sale cinematografiche, un personaggio che diventerà poi famosissimo, e poi una canzone strafamosa, la riconoscerete senz'altro. Ma entriamo nel cuore di questo 1975. Il racconto che sto per farvi è quello di due amiche, Donatella, che nel 1975 ha 17 anni, e la sua amica Rosaria, che ne ha 19. Sono romane, di famiglia modesta, e nel 1975 una sera conoscono tre ragazzi. Provengono da quella che viene chiamata la Roma Bene, ma oltre ai soldi, nel loro passato di bene non sembra poi essercene davvero troppo. Fatta eccezione infatti per uno, che è incensurato, la fedina penale degli altri è già macchiata da una violenza sessuale e da una rapina a mano armata. Ma Donatella e Rosaria tutto questo non lo sanno. Passano pochissimi giorni e arriva un invito a rilassarsi e divertirsi nella villa di uno di loro, al mare. Ignare ed entusiaste arrivano in villa insieme a due dei ragazzi. E da questo momento voglio proseguire il racconto con le stesse parole di Donatella, in prima persona. Donatella racconta: i due si svelano subito e ci chiedono di fare l'amore. Rifiutiamo, insistono e ci promettono un milione ciascuna. Rifiutiamo di nuovo, spunta una pistola. Capiamo che era una trappola e scoppiamo a piangere. I due ci chiudono in bagno, aspettano l'arrivo del terzo. La mattina dopo uno di loro apre la porta del bagno e si accorge che il lavandino è rotto. Si infuria come un pazzo e ci ammazza di botte. E ci separano. Io in un bagno, Rosaria in un altro. Comincia l'inferno. Verso sera arriva l'amico, dice che ci porterà a Roma, ma poi ci hanno addormentate. Ci fanno tre punture ciascuna, ma io e Rosaria siamo più sveglie di prima e allora passano ad altri sistemi. Prendono Rosaria e la portano in un'altra stanza per cloroformizzarla, dicono. La sento piangere e urlare, poi silenzio all'improvviso. Devono averla uccisa in quel momento. A me picchiano in testa col calcio della pistola, mi legano un laccio al collo e mi trascinano per tutta la casa. Ho capito che avevo una sola via di uscita, fingermi morta, e l'ho fatto. Mi hanno messa nel portabagagli della macchina e uno diceva: guarda come dormono bene queste due. Questo il drammatico racconto di Donatella, che a quel punto si ritrova chiusa in un bagagliaio insieme alla sua amica già cadavere. I ragazzi, credendo fossero morte entrambe, si fermano a cena in un ristorante lasciando tranquillamente l'auto parcheggiata in strada. Passa un metronotte e ascolta il lamento che proviene da quell'auto. Sono le 23 del 1 ottobre del nostro 1975, quando i carabinieri da quel bagagliaio estraggono Donatella e il corpo della sua amica Rosaria, vittime di Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, gli autori del massacro del Circeo. Ergastolo per Gianni Guido e Angelo Izzo, mentre Andrea Ghira riuscì a scampare all'arresto fuggendo all'estero. Poi la riduzione della pena per Izzo fino alla semilibertà nel 2004, quando torna di nuovo a uccidere, questa volta una madre e una figlia. Guido invece riuscì ad evadere dal carcere per ben due volte, 11 anni di latitanza all'estero e la pena finita di scontare nel 2008. Tra poco andremo al cinema con Delle belle risate, che un personaggio dell'epoca ci ha fatto fare, un personaggio che diventerà amato da tante generazioni, e poi una canzone famosissima di un cantante, vi do un indizio, che amava volare. Noi invece adesso andiamo a Napoli, perché lo sapete, ci piace ascoltare anche i vostri ricordi. Allora chiedo a Nunzia che ricordo ha del 1975. È bello, dopo questa testimonianza di queste ragazze, è bello sentire qualcosa di gioioso. Io vi faccio tanti, no, complimenti, è una cosa leale.
tutto questo che ci trasmettete. Io mi sono sposata il 13 luglio, 13 luglio del 1975. E io con mio marito, diciamo, allora, sai, all'epoca non era l'amore come oggi. Mio marito era un amico di famiglia, un amico di mio fratello. E sai, un po' l'amicizia, un po' man mano è nato l'amore. E allora, quando lui si dichiarò, dice: ma guarda, ma io ci tengo come amico. Dice: man mano vediamo se nascerà l'amore e noi ci sposiamo, diciamoci. È stato un giorno meraviglioso, bellissimo. Poi mio marito ha i parenti in America, ha voluto il viaggio di nozze portarmi in America, oppure io e i parenti, ed è stata una cosa grandiosa, una cosa bellissima. Nunzia, la ringrazio tantissimo, perché dopo una storia triste come quella che abbiamo dovuto raccontare in apertura, perché la cronaca lo imponeva, è bello sentire una voce allegra che ripercorre bene la sua vita. E poi il viaggio di nozze in America in quegli anni era davvero una fortuna per pochi, e lei ce l'ha avuta. Ma continuiamo col sorriso di questi ultimissimi minuti, perché un sorriso ce lo portò qualcuno anche al cinema, un sorriso che poi è diventato, era un personaggio che è stato amato da tantissime generazioni e ancora oggi è un beniamino per molti, ce lo racconta Eugenia. Questa è la storia di un'insignificante rotellina nello smisurato ingranaggio di una grande azienda. Questa è la storia dell'impiegato Fantozzi, che comincia le sue giornate lottando contro il tempo, sì, perché ha un cartellino da timbrare. Fantozzi è costretto a prendere l'autobus al volo alle 8.01, al volo nel senso saltando, dal balcone, direttamente sulla tangenziale ed aggrappandosi all'autobus, che è in corsa e pieno fino all'inverosimile. Prosegue le sue giornate semi nascosto dietro pile di pratiche e che gli sfaccendati colleghi si premurano di lasciare a lui. Di quando in quando, malgrado i suoi sfoghi per cercare di farne a meno, è costretto a subire le iniziative del collega Filini. Filini è un infaticabile organizzatore di squallide gite aziendali, ma anche di lugubri partite di calcio tra scapoli e ammogliati, che si svolgono tra l'altro in un campetto tutto pieno di buche che con la pioggia si riempie quindi di pozzanghere. Lo costringe in più a partecipare a tetri campeggi e a deprimenti feste di fine d'anno. Un giorno però gli si offre l'occasione di salire di almeno un gradino nella scala gerarchica dell'azienda. È semplice, basta che in una partita a biliardo si faccia battere dal vanitoso capo del personale. Fantozzi però vince. Vince, per cui viene confinato in un buio stanzino dell'azienda in compagnia di un collega detto sovversivo. Fantozzi cerca di ribellarsi, ma il capo, il grande capo dell'azienda, finirà di annientarlo. Lo destinerà al proprio acquario umano. Il leggendario ragionier Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio, l'aveva già proposto in un libro del 1971, dopo 4 anni divenne il primo episodio di una lunga serie di Fantozzi. Poi c'è stato il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi va in pensione alla riscossa in paradiso, il ritorno e la clonazione. Insomma, una lunghissima serie fortunata per questo personaggio molto amato. Ma intanto io sono curioso di andare da Maris, perché so che ci è arrivata una mail. Maris, è così? Ebbene sì, Silvio. Pensa che ieri una signora Maria Grazia ci ha mandato una mail. Ci dice che il 31 marzo del 1975 ho partorito mio figlio. Entrando in sala parto ho chiesto alla Madonna che andasse tutto bene e ho promesso che se fosse stato maschio, allora non c'erano ecografie quindi non lo poteva sapere, e se avesse voluto farsi prete io non mi sarei opposta.
Beh, non ho più pensato a quella promessa, il signore si è però ricordato perché nel 1993, mentre il figlio andava al liceo, decide di entrare in seminario. Il primo anno, ci dice Maria Grazia, piangevo tutti i giorni, ma poi la gioia è stata grande quando nel 2000 è diventato sacerdote. Ora Don Stefano è parroco di due chiese, di due parrocchie in provincia di Bologna, e la gioia più immensa è perché praticamente Don Stefano ha potuto sposare la sorella e battezzare i nipotini. Che bel ricordo. Il tempo vola oggi al 1975. Come ogni giorno vi raccontiamo tante cose degli anni del nostro passato. Vi abbiamo raccontato una triste pagina di cronaca nera, quella del massacro del Circeo. Vi abbiamo raccontato invece, poi siamo andati al cinema con una risata e con il primo capitolo della serie dei film di Fantozzi con Paolo Villaggio. Invece tra pochissimo andremo ad ascoltare una canzone indimenticabile che è di un cantante, il cui indizio era cantante a cui piace volare, che incide questa canzone proprio nel 1975, e allora andiamo ad ascoltarla insieme. Che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Piace il mare? Oh sì, tanto! Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'Hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due vi voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto! Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Ebbè, una canzone indimenticabile che poi in realtà è la narrazione di una telefonata, una telefonata un po' triste che però ebbe un grandissimo successo, anche se la critica non fu affatto benevola, parlò di successo assolutamente immeritato, del fatto che sfruttasse un filone già aperto da altri. Tra l'altro, Piange il telefono non era solo una canzone, ma sempre nel 75 fu anche un film con protagonista lo stesso Domenico Modugno, un film che riscosse grande successo anche grazie al fatto che la canzone l'aveva ben lanciata. Stiamo vedendo proprio la locandina di questo film. E in realtà il film termina, la canzone termina con un addio, il film lascia un finale un po' aperto, chissà, forse perché talvolta lasciare il finale aperto può sempre far comodo per un eventuale secondo episodio del film. Noi invece adesso andiamo in Sardegna, ci spostiamo ad Alghero dove c'è Paola. Ciao, il Signore vi benedica e vi protegga perché questa televisione è meravigliosa. Grazie Paola. Volevo dirvi del 75, il 75 per me è stato un anno terrificante, proprio terrificante, perché ho avuto un figlio che si è ammalato di una forma tumorale e i miei due cognati sono morti, ho avuto altri problemi, però avevo una grande fortuna, la fortuna di avere una nonna, una mamma con una fede immensa che mi hanno trasmesso, quindi con la fede in Dio sono riuscita non solo a superare questo, ma a superare tutte le difficoltà della vita, per cui il mio problema lo posso legare a quello che ha detto il sacerdote poco fa, perché io sento le vostre trasmissioni, le sento dalle 7 sino a tardi, è vero, con la fede si supera tutto, perché
ci si affida veramente a una persona. Per esempio, io sono stata abbandonata da mio padre, quella è stata una tragedia perché io ero piccola, avevo 2 anni, ma è stata anche la mia fortuna perché ho visto Dio come padre e lo vedo sempre come padre, per cui quando ho un problema, quando ho un dispiacere, mi rivolgo a lui. Ho avuto una vita molto difficile, ma Paola, la fede mi ha sostenuto sempre. Paola, mi scusi, lei ci ha accennato a un grosso problema che vive in quell'anno, cioè una malattia grave di suo figlio. Ecco, lei con la preghiera, lei ha, ho capito che poi insomma con la preghiera si è fatta coraggio, ma poi come... Come è andata a finire questa? Allora, per i primi due anni le cose non sono andate molto bene, dopo mio figlio è guarito miracolosamente, così di colpo. Oh, questa è davvero, questa è davvero un'ottima notizia. Grazie Paola, ci fa piacere chiudere con questa bella notizia, una storia travagliata che però ha un bel finale. Grazie davvero Paola. Noi ci vediamo sempre qua per scoprire se è vero o no che il tempo vola. Grazie.